tante volte mi sento dire: ma pensa a chi è il cancro? E io mi metto a ridere e dico: io ce l'ho avuto. Gli altri dicevano: ma perché parli a bassa voce? Cerca di urlare, cerca di urlare. Io dicevo: ma io non riesco a urlare, perché vuoi che urlo? Ciao ragazzi, come va? Spero tutto bene. Come potete notare, abbiamo due ospiti per la primissima puntata di Diversity. Questa è la terza stagione. Quindi presentatevi. Sono Adele, ho 24 anni, vengo da Palermo, studio medicina all'Università di Palermo e sono una malata cronica. Io sono Federica, ho 25 anni, sono di Milano, ho studiato grafica pubblicitaria e anch'io sono una malata cronica e cardiopatica. Ok. Voi due come vi siete conosciute? Allora, grazie ai concerti, grazie alla musica. Ah! Allora, siamo entrambe fan di una band e quindi ci conoscevamo in realtà di vista all'inizio. Sì, esatto. Poi nel 2015 io per motivi di salute ho dovuto fare qua a Milano la radioterapia e sono rimasta qua un mese. Allora a quel punto mi sono fatta avanti e le ho detto: ma ti va se ci incontriamo? Da quel momento non ci siamo più lasciate. Esatto. Cioè ci siamo incontrate, non ci siamo mai più perse di vista. Esatto. Poi come ci commentavamo, parlottavamo un po' su Facebook nel fandom di questa band. Poi ovviamente quando c'è stata l'occasione, basta, ci siamo viste. E da lì ci siamo, appena c'è l'occasione, subito che ci organizziamo. In più non è solo la band il nostro, come dire, amore comune, adoriamo esatto. Entrambe il fashion, il beauty e entrambe ci lamentiamo per gli stessi esatto, acciacchi perché poi riguardanti tempo, la salute. Col tempo ci siamo conosciute, ci siamo raccontate le nostre esperienze, le nostre cose e abbiamo scoperto che oltre alla musica, il beauty, il fashion c'era qualcosa di più in comune. Allora, io faccio una premessa, makeup artist, scusateci, facciamo tutto al contrario. Sì, esatto. Perché la nostra tipologia di pelle è un po' diversa, cioè è una pelle molto secca. Okay. Tanto secca. Secca a livello patologico, al punto che io non posso fare baking, perché sennò si screpola tutto anche dopo una skincare veramente massiccia. Quindi inizio dalle brows, faccio prima gli occhi e alla fine faccio la base, proprio perché se si sporca devo rifarla da capo, insomma non è il caso. Sì, sì, voi fate quello che ritenete più opportuno. Va benissimo, okay. Perfetto. Quindi avete detto che avete la pelle secca. Sì, sì. E ti sembrerà stranissimo, cioè so che può suonare come un'assurdità, ma per trovare i nostri prodotti ideali guardiamo i tuoi video, perché quelli che bocci esatto. Tu vanno bene per noi. Veramente? Sì, sì. In più, se Loretta dice che qualcosa è dark skin approved, probabilmente potrebbe essere anche fantasmino approved. Ah, quindi facciamo un po' tutto il ragionamento contrario. Allora, voi quando avete iniziato a truccarvi, ve lo ricordate? Sì, allora, io... allora, in realtà quando avevo qualcosa come 13 anni c'era mia mamma che mi diceva di continuo: dai truccati un poco, però mettevo al limite un po' di eyeliner, dato che ho avuto io il mio passato emo sin qui, mettevo un po' di eyeliner e poi basta, ma passavo più tempo struccata che truccata in realtà. Poi per motivi di salute appunto nel 2014 mi è stato diagnosticato un cancro e ho dovuto fare appunto la chemioterapia che mi ha fatto perdere i capelli, ma quello insomma per me non è stato un grossissimo problema, ma mi ha fatto cadere le sopracciglia e per me è stata una cosa veramente tosta, perché io tendo a fare molte espressioni facciali e senza le sopracciglia non è la stessa cosa. Quindi a quel punto ho detto: no, devo imparare a far disegnarle. E ricordo che sono entrata qua a Milano da Kiko, ho preso una commessa random e ho detto: guardami, insegnami, io non devo sembrare malata. Quindi lei insomma mi ha disegnato le sopracciglia, mi ha appunto sfumato un pochettino di ombretto marrone nell'occhio proprio per allungare un po' l'occhio, ho messo il mascara e ho messo il rossetto rosso, che
Non avrei mai pensato di mettere, perché nella mia testa non mi doveva star bene, perché avevo le labbra piccine, quindi nella mia testa era brutto, in realtà era bellissimo. Quindi da quel momento io non ho più abbandonato il trucco, cioè ho sempre cercato di migliorarmi quanto più possibile, perché è, diciamo, una specie di conforto, andiamoci così. Mi consente di controllare il mio aspetto anche nei giorni o nei momenti in cui, diciamo, che non va proprio benissimo, ecco. Ok, tu invece? Io invece ho iniziato seriamente appunto nel 2015, quando la band che seguivamo si può sapere? I Tokyo Hotel. Questa band era tornata dopo una pausa di 5 anni e era tornata facendo i meet and greet. Quindi conta che li abbiamo lasciati da ragazzine, diciamo, che avevamo il sogno di incontrarli, ma si andava avanti solo per raccomandazioni, conoscenze, eccetera, eccetera. Sono tornati con questi meet, quindi tu pagavi, li incontravi. Da lì mi sono svegliata perché ho detto, oddio, ma io non posso andare così. Comunque un po' ci tieni, no? Comunque è un evento. Poi ti vedi con le amiche lontane, insomma, vuoi dare il meglio. E io mi truccavo semplicemente con il fondotinta di Kiko, che ero stramega convinta che fosse della mia tonalità. Cioè, quindi ero tipo lì, lo sbocciavo e diventava rosa salmone e io, sì, è mio, perfetto. Ma perché non sapevo, cioè non c'era niente, non c'era neanche NYX, per dirti. E quindi ho iniziato così, perché sennò prima il mio trucco era tipo mascara e eyeliner messo proprio con la punta anche arrotondata, neanche bella, cioè avevo così, e quello era il mio trucco, fine. Quando appunto c'è stata l'occasione di questo meet, ho iniziato a comprare il fondotinta, comprare la cipria, comprare un altro eyeliner, comprare il mascara, mettermi il rossetto, e da lì ho pensato, cioè mi sono vista un po' meglio e ho detto, beh, forse potrei iniziare, ma perché a me il make-up fondamentalmente adesso interessa, prima, cioè io sono più per la moda, o online porto contenuti sulla moda, non porto make-up. Infatti io quando devo consigliare un prodotto non dico, sì, cioè non faccio recensioni tra virgolette professionali, dico prendetelo con le pinze perché su di me funziona, su di voi chi lo sa, ecco. Io dico, a parte, vabbè, le beauty guru che tutti conosciamo, noi siamo le nostre influencer. Sì, esatto. Quindi l'una influenza l'altra. Esatto, esatto. Bene. E quindi da lì ho iniziato a prendere sul serio, poi appunto ho conosciuto lei, mi sono affacciata anche appunto al mondo degli youtubers e da lì ho iniziato a vedere i tutorial, queste cose qua. Io poi già conoscevo te, vabbè, e Cindy e Gloria. Quindi da lì mi ero già un po' presa. Poi vabbè, dopo che mi sono approcciata al make-up da quell'evento, ho proprio iniziato a Google a comprare ciò che mi interessava. Vabbè, tu hai accennato che non hai sempre trovato il fondotinta del tuo colore. Tu? No, idem, stesso disagio, perché noi apparteniamo alla categoria fair skin. Quindi ma quella vera, sì, non quella. Sì. Cioè, noi abbiamo sempre le primissime colorazioni di Fenty, sì, di Jeffrey, di qualsiasi altro brand, comunque anche NYX quando è arrivato aveva qualche colorazione in più. Mm-hmm. Quella più scura era la numero 4 per noi. Quindi, insomma, può non sembrare, perché un sottotono rosa, dal momento che la mia pelle non sana, è trasparente, quindi insomma si vedono vene e quant'altro. Quanto ha influito, scusami che ti interrompo, sì, quanto ha influito il fatto che, come dicevi, la tua pelle fa vedere le vene sotto? Tantissimo. Per anni diciamo che è stato proprio il mio tormento in realtà, perché devi sapere, lo sai bene tu, che quando c'è un minimo di diversità in questa società diventi il bersaglio preferito delle persone che sono, tra tantissime virgolette, normali, o comunque chiamiamole privilegiate, ecco. Perché non ho mai capito in realtà il perché, cioè non vedo quale sia
sadico piacere di prendersi gioco di qualcuno che magari non è esattamente conforme a quelli che sono gli stereotipi canonici, però me l'hanno fatta pesare per molto tempo. Anche cioè, a scuola. Okay. Sì, la scuola per entrambe è stata veramente un'esperienza traumatica. Perché io non ho avuto niente a che fare con la pelle, ma ho avuto a che fare con la voce e l'altezza. Perché appunto con la cardiopatia, in una intubazione di un intervento mi hanno lesionato una corda vocale, e l'altezza è perché vabbè i miei genitori non sono altissimi, chissà quanto alti, in più appunto la cardiopatia col fatto che la pelle della cicatrice tira, perché ovviamente non, nel 94 non si usava quello che si usa adesso per fare un intervento, tira, mi sono gobbata. E quindi anche l'altezza ha un po' influito, un po' tutto, ecco. Quindi, nel senso, io mi ricordo di un episodio che ero tornata a scuola, alle elementari si parla, quindi i bambini che in teoria dovrebbero essere seguiti passo per passo dai genitori, e avevo tipo cicatrici fresche, cerottini vari, e c'erano questi due compagnetti maschi che mi facevano gli sgambetti o mi Scusami che ti interrompo, ma i professori? Lasciamo perdere i professori. Le maestre, richiamo uno, richiamo due, richiamo tre, alla fine non facevano niente, finché mio padre e mia madre non sono andati direttamente in direzione a dire guarda che c'è questo problema, mia figlia è appena tornata da un intervento, quindi vabbè. Poi c'era, per fortuna c'era anche mia cugina in classe con me, che mi difendeva, okay. Però comunque capisci che ti dà sempre un po' quel senso di ma perché non mi lasciano stare, cioè cosa ho fatto, no? Ti fa sentire quasi in colpa di star male, e tu chiaramente non penso ci sia persona al mondo che voglia star male. In terza elementare quanti anni hai? Cioè non te ne rendi neanche conto, oppure sai quando tu ascolti la tua voce e poi, cioè, quando tu parli, poi ascolti la tua voce e dici, ma sono io, no? E io la mia voce l'ho sempre sentita normale, mentre gli altri dicevano, ma perché parli a bassa voce? Cerca di urlare, cerca di urlare. Io dicevo, ma io non riesco a urlare, perché vuoi che urlo? E quindi, boh, non dico che mi desse fastidio, però dopo un po' mi chiedevo, ma cosa c'ha sta voce? Oppure la prima cosa che mi chiedono è, ma hai mal di gola? Hai preso freddo? Hai raffreddore? E io sentivo lì, no. Oppure mi tirano le battute tipo, hai fatto serata, ti sei divertita per avere la voce così. No, non bevo, non posso bere, non faccio niente, è così e basta. Vabbè. Pazzesco comunque che... L'ambiente scolastico per, secondo me, le minoranze di qualsiasi tipologia può diventare veramente pericoloso. Si specie quando sono appunto i professori che dovrebbero appunto rappresentare gli educatori, quelli che comunque vanno a correggere un comportamento sbagliato, perché dico sempre il ragazzino, il bambino, insomma da piccoli ne facciamo tante di cretinate. Ma se non vieni corretto da altro, è chiaro che queste cose possono soltanto peggiorare. E se un insegnante ti fa, cioè, come dire, legittima dei comportamenti sbagliati perché sono sbagliati, dalla battuta allo sgambetto sono sbagliati, beh, il ragazzo crescerà con quest'idea, quindi... Ma voi siete rimasti in contatto con alcuni compagni di classe? No. Io solo con due, perché erano effettivamente le uniche due del liceo, ti sto dicendo, con cui parlavo. Sì, al liceo anch'io ho un'amica che appunto ci conosciamo da tantissimi anni, e lei è la prima che se ho qualche problema mi corre incontro, e lei che mi aiutava, nel senso, la mia malattia autoimmune è l'artrite reumatoide, quindi è anche una malattia meteoropatica, quindi non la controlli, se il cielo fa schifo, cioè se il tempo fa schifo, sai in automatico che ti sveglierai male. Possiamo fare anche le previsioni del tempo, perché se tipo noi la sera sentiamo già qualche dolorino a livello osseo muscolare, sappiamo che il giorno dopo alla notte piove. Esatto. Sì, perché è talmente sensibile questa malattia che
senti tutto. Quando mi sentivo dolorante ed ero bloccata, la mia amica magari mi prendeva gli appunti per me. I professori non capivano perché io stessi ferma, magari a guardare semplicemente la lavagna, e dicevano: guarda che mi sta scrivendo lei. E fa: ma perché tu non scrivi? Non riesco. Oppure chiedevo se potessi scrivere col telefono, perché comunque il telefono faceva muovere solo queste due dita. Era più semplice. Poi ho detto: poi ovviamente trascrivo tutto, o comunque l'importante è studiare, non è importante se lo scrivo su carta o su digitale. E tante volte non era accettato. Solo una prof una volta mi fa: vabbè, se adesso non riesci a scrivere il tema, scrivimelo a casa, ma me lo devi portare entro tot. Ok, grazie, però comunque non la comando io, non comando io i dolori ossei, quindi se riesco bene, se no pace. Cioè, nel senso, te lo porto quando riesco. Persone, finché non ci sono dentro, non lo capiscono. A maggior ragione che non è una malattia che si manifesta con appunto cose cutanee. Come hai detto che si chiama? Artrite reumatoide. Statisticamente parlando, arriva agli anziani. Ok. Però quando sono stata quando mi è stata diagnosticata questa malattia, io avevo poco meno di 18 anni, e quando sono stata ricoverata per capire cosa avessi, appunto, nel reparto c'erano ricoverati anche bambini di un anno, due, per bambini che stavano anche cercando di camminare, si trovavano già bloccati con le ossa, che appunto sentivano i dolori. Ovviamente io, grande, potevo esprimere ciò che avessi, i bambini piangono e basta. E c'è proprio un reparto di reumatologia infantile dove vengono ricoverati questi casi, e niente, è un dolore... Cioè, esatto, continuo, cioè tu non lo puoi spiegare, cioè se provi a spiegarlo... Tu come fai a saperlo? Perché dici continuo? Perché abbiamo entrambe, soffriamo entrambe di dolore cronico. Okay. Non abbiamo la stessa malattia, io ne ho altre diverse, però ciò che accomunano i malati cronici sono sostanzialmente sempre tre punti: il dolore cronico, la stanchezza cronica e tutti gli effetti collaterali che derivano dai farmaci che assumiamo, perché ne assumiamo tanti. Quindi sono tre costanti del malato cronico, andiamoci così. Se io ti dico: ho una malattia cronica, tu automaticamente sai che ci saranno questi tre elementi sicuramente. Poi si potranno aggiungere altre cose, però quelli sono proprio fondamentali, ci sono sempre. Ok. Io sono affetta da altre malattie. La prima, che è arrivata nel 2015, no, nel 2005, scusate, si chiama dermatomiositi acuta ed è una malattia autoimmune. Sostanzialmente, cosa sono le autoimmuni? Il sistema immunitario, un dì, per cause totalmente sconosciute, impazzisce e al posto di difenderti ti scambia per un virus e ti attacca, cioè cerca appunto di farti fuori, cioè, in qualche modo. Il tuo corpo è il tuo stesso nemico. Distrugge qualsiasi cosa gli capiti sotto tiro. Nella dermatomiosite, appunto, c'è un danno a livello muscolare. Anche gli organi sono fatti da muscoli, diversi tipi, ma sono comunque muscoli. Quindi la dermatomiosite ha un raggio d'azione veramente pestifero, solo che è una malattia molto rara, purtroppo e per fortuna. Quindi non è facile riconoscerla, non si... Tu come te ne sei accorta? Allora, io me ne sono accorta perché dopo un saggio di danza, io ballavo, mi sono ritrovata con forti dolori alle caviglie, ma ci sta, perché comunque prima del saggio si fanno qualcosa come 12 ore di prove. Però questo dolore, al posto di estinguersi con una dormita, continuava. Poi facevo male le ginocchia, le anche, la schiena, le braccia, cioè è stato proprio un propagarsi lento e continuo, finché a un certo punto non ha anche bloccato il collo. Ma per dirti, io avevo 10 anni e mi sono ritrovata anche a fare la pipì in piedi, perché non riuscivo più a piegarmi per fare la pipì. Quindi all'inizio non ci credevano neanche i miei genitori. Non voglio fargliene una colpa, perché comunque ci può stare, nel senso... Non vai ad immaginare che comunque tua figlia, che fino a quel momento è sempre stata sanissima, ti ritrovi con una malattia autoimmune rara. Insomma, dico, poi i miei genitori non sono medici, quindi non avrebbero mai potuto immaginare. Abbiamo iniziato poi a indagare quando un pomeriggio ero in piscina con i miei cugini e dopo materialmente due bracciate io sono dovuta uscire da là
E il dolore era tale che io dicevo alla mia mamma: se mi addormento non mi sveglio più domani, perché non penso si possa tollerare tutto questo dolore. Da quel momento, insomma, abbiamo iniziato con le indagini. L'emocromo, diciamo che è sempre un po' la chiave di quasi tutto. E ho fatto in me, cioè oltre l'emocromo c'erano anche le transaminasi. Le transaminasi sono un esame che ti spiega la funzionalità del fegato. Le mie erano elevatissime, tant'è che all'inizio si era pensata a qualche epatite. Faccio un'ecografia, il fegato era semplicemente ingrossato. Va bene, mi hanno messo a dieta, però queste transaminasi continuavano a restare molto alte. Poi ho visitato non so quanti dottori, per poi appunto finalmente trovare un dottore. Ci chiese: ma l'esame CPK muscolare l'hai mai fatto? No, non l'abbiamo mai fatto, ma che significa? Beh, fallo. Considerati, diciamo, tutti i sintomi, tutta la sintomatologia, vediamo. Faccio questo CPK muscolare il 28 luglio del 2005 di mattina. Considera che i valori massimi di questo valore per noi donne sono 170-200 massimo. E il mio CK era arrivato a 50.000. Oh my god! Sì. Il CK ti dice che appunto c'è un'infezione muscolare in corso, ma può anche dirti, cioè può anche comunicarti che c'è in corso un infarto del miocardio, che è il cuore, il muscolo del cuore. Quindi mi hanno subito portata in rianimazione e sono stata 4 giorni attorniata da medici che temevano un arresto cardiaco, comunque la cessione completa del cuore, che però per fortuna non è avvenuta. Quando questo valore si è riuscito a, non dico a normalizzare, si è normalizzato dopo molti anni, mi hanno portata in reparto e lì diciamo che è iniziata la mia, tra virgolette, odissea. Poi per arrivare alla diagnosi hanno dovuto fare una biopsia muscolare. Cos'è? Prelevano un pezzettino di muscolo, quindi un mini interventino, però si fa in anestesia locale, e lo vanno a analizzare in istologia, quindi vedono effettivamente qual è il danno, e grazie a quello sono riusciti a capirlo nel giro di 2 mesetti. Quindi rispetto a tanti malati cronici che magari non hanno una diagnosi perché ancora non ci, i medici non ci sono riusciti ad arrivare, perché possibilmente hanno anche una malattia nuova che non esiste, perché di autoimmuni ce n'è un'infinità, mi ritengo fortunata, ecco, perché comunque è molto importante avere una diagnosi. Già la gente non ti crede con le diagnosi, pensa senza. Lo psicologico sarebbe stato atroce, dovermi dire: sì, vedi che sto male, ma cos'hai? Boh, non lo so. Sì, è anche difficile da spiegare, perché tipo... Tu come l'hai scoperto? Io, vabbè, sarò meno tecnica, perché non sono nel campo della medicina, lei lo studia, io sono semplicemente una fan, ecco, nel senso mi sono dovuta applicare. E allora, io l'ho scoperto dal giorno alla notte. Io sono andata, cioè l'ho scoperto, mi si è presentato il dolore dal giorno alla notte. Sono andata a letto, tranquilla, che non sentivo nulla, non avevo febbre, non avevo niente. Il giorno dopo mi sono svegliata che non sentivo più le gambe. Cioè dalle anche in giù non riuscivo più a muoverle. Ho chiamato mia mamma, che era nell'altra camera, e gli ho detto: mamma, io non mi riesco a muovere. E lei fa: ma in che senso? E io ho detto: mamma, non mi riesco a muovere, devo prendermi una gamba e sollevarla per spostarla giù dal letto. Così, come se fossi una persona in sedia a rotelle, diciamo, immobilizzata. Sentivo praticamente, non che avevo perso la sensibilità, anzi le gambe c'erano fin troppo, erano fin troppo pesanti. E non riuscivo proprio neanche a toccare per terra, perché come se, come appoggiavo il piede, sembrava che sul pavimento c'erano gli spilli, talmente le ossa mi pungevano. Poi all'inizio forse prendevo la tachipirina, non mi ricordo neanche. Più volte riuscivo ad andare in qualche modo a scuola, anche perché comunque l'artrite, il dolore osseo, vabbè, quando ti svegli sei proprio intorpidita. Proprio non ti muovi. Io quando dico alle persone, che ne so, ci dobbiamo vedere alle 10, io non mi posso svegliare alle 9, mi devo svegliare alle 8 e mezza, perché ho quel quarto d'ora, mezz'ora che devo stare lì e svegliare tutto,
il corpo, non è che mi sveglio solo io, si deve svegliare tutto. Oltre chiaramente tutta la terapia farmacologica da fare, sì, quindi esatto, abbiamo sempre le sveglie noi tipo tre quarti d'ora prima. Infatti tantissime persone quando anche dovevamo viaggiare, perché tipo ci siamo viste anche per i concerti a Bologna, in giro per l'Italia, mi ha detto no, io non faccio colazione, no, io devo farla, devo prendere dei farmaci, se non faccio colazione mi salta tutta la terapia. Quindi niente, io quella mattina là che ho scoperto il tutto, ho iniziato ad alzarmi, facevo un male cane camminare, non ti dico, forse penso che sia la cosa peggiore, perché da lì anche parte tutto il movimento. Cioè quando ti si blocca il braccio, la mano, ti dici vabbè, mi si è bloccato la mano, pace, c'ho l'altra. Quando ti si bloccano entrambe le anche, cioè io devo stare sdraiata o comunque seduta, ma in una posizione, cioè in mezzo ai cuscini, cioè se io mi metto su una sedia tipo quella di adesso, cioè strillo perché le mie ossa è come se pungono, cioè ovunque mi appoggiassi ci sono gli spilli. H24. Io quella mattina appunto all'inizio ho detto vabbè, farò un po' ritardo. Ho cercato di riprendermi, sono andata a scuola, sono rimasta tra virgolette zoppa tutto il giorno perché non sapevo cosa fosse. E poi il giorno dopo era passato. Insomma, le prime volte, i primi giorni era un sparire, tornare, fino a quando una mattina mi sono svegliata piangendo. Non mi riuscivo a vestire, non mi riuscivo a togliere il pantalone, anche magari l'elastico che strusciava contro la pelle mi faceva male le ossa, perché l'elastico comunque preme un pochino, e nel rivestirmi mi ha vestito mia mamma, cioè io a 18 anni, 17, quanti ne avevo, ho detto no, perché mi deve vestire mia mamma, non riuscivo a mettere le scarpe, non riuscivo a fare tantissime cose, tant'è che da lì poi io ho iniziato tutte le indagini del caso e appunto mi hanno fatto un ricovero di una settimana e mezza circa, dove aveva il reparto specializzato di reumatologia infantile, e quindi questo. Cioè, poi da lì appunto mi hanno iniziato a fare le iniezioni di metotrexate che ho cambiato subito. Perché? Perché io gli aghi non li posso vedere. Okay. Cioè, nel senso, li posso vedere e ti dirò, come prima cosa del 2020 ho imparato a farmi le iniezioni da sola. Quindi sì. È un bel goal questo qua. Sì. E i goal alternativi della vita, sapersi fare le iniezioni da sola. No, comunque all'epoca ero molto spaventata dagli aghi, cioè per me i prelievi era come andare, non dico in guerra, però quasi. Me le hanno fatte, ovviamente devo farle una volta a settimana, o sotto braccio, o sotto cute della pancia, o alla coscia. E la prima me l'hanno fatta alla pancia, non ti dico il dolore, anche perché appunto sono magra, nel senso non ho tanta carne. Da quella puntura lì gli ho detto no, trovatemi un'altra soluzione. All'inizio non si poteva, infatti sono andata avanti per un annetto o due con le iniezioni, sia qui che qui, il liquido è il giallognolo, quindi avevo anche tipo delle chiazze qua sotto cute gialle proprio canarino, quasi come se mi fosse scritta con l'evidenziatore. Datemi le pastiglie, e infatti adesso prendo altre pastiglie, però preferisco quelle che le iniezioni, ecco. Okay. In più c'è da dire che io il metotrexate, questo che dice lei, che è un immunodepressore, l'ho fatto per 9 anni ed è... Le iniezioni di metotrexate sono probabilmente la cosa più dolorosa che io abbia mai provato, perché è un farmaco molto oleoso e i farmaci oleosi bruciano tanto. E poi gli effetti collaterali sono veramente pesanti, ma pesanti al punto che io sono arrivata a ritrovarmi un giorno con qualcosa come una ventina di battiti al minuto, che solitamente se ne dovrebbero avere 60. Quindi insomma, non è facile. Ti creano tanti pensieri nella tua mente quando fai queste cure per cercare di tenere a bada queste malattie. Il danno è che poi magari vai appunto a scuola e ti devi sentir dire vabbè dai, pensa a chi sta peggio, vabbè dai, non può essere così grave. In che senso? Sto facendo un chemioterapico, teoricamente non dovrei neanche essere qua. Mostra un minimo di rispetto, puoi non comprenderlo, d'accordo, ma rispettalo, punto. Se ti sto dicendo che sto male, perché devi metterlo in dubbio? Cioè, non capisco. E questa cosa si è portata avanti per tutta la scuola, tutto il tempo. Era un continuo, sto male, e che vuoi? Vabbè, ma se le fai evidentemente non stai male. No, è un dolore cronico, quindi
ormai la mia mente si è abituata al pensiero che devo conviverci per sempre, ma il fatto che io mi sia abituata non lo rende meno doloroso, meno fastidioso. E se certe cose, se a un certo punto arrivo al limite, punto. Ma questo quanto a questi dolori, tutte queste terapie di cui avete parlato, quanto poi impattano la vita sociale, questa al di fuori della scuola? Cioè voi avete degli amici che vi supportano e sono comprensivi e comprendono? Perché a volte ci sono delle persone che dicono: ok, va bene, però io non riesco a starti dietro. Sì, e tantissime le abbiamo allontanate. Sì. E io, cioè, nel senso, togliendo la mia famiglia, ho la mia migliore amica e l'altra migliore amica di scuola, che praticamente loro sono le prime che, se non riesco a camminare o comunque se non riesco a portare un peso, sono le prime che mi dicono: dammi qua la borsa per farmi camminare un po' più veloce o comunque per non farmi stancare. Sanno che anche se loro non vogliono far colazione o non fanno colazione, devono portare al bar, comunque devono, tra virgolette, adeguarsi, nel senso, se io dico ci vediamo alle 9 però devo far colazione, loro dicono ok, ci vediamo alle 9:30, tranquille. Ci sono, per fortuna, anche con lei, però lei è distante, però comunque vicino ho delle persone che per fortuna hanno compreso, che non sono dentro ma si sforzano di capire, e questo basta essere semplicemente umani. Esatto, esatto. Cioè non devi fare uno sforzo sovraumano, per bastano le piccole cose, ma tipo io avevo fatto un video sul mio canale, purtroppo però per problemi tecnici poi non l'ho più finito di editare, diciamo, dove parlavamo anche del fatto di venirci incontro anche nelle piccole cose, come appunto dobbiamo vederci, che ne so, in Piazza Duomo, dai, ci vediamo a metà strada, così metà tragitto non te lo fai, per dirti, ti vengo a prendere in macchina, oppure stai ferma, faccio io. Cioè sono quelle cose che non sembra, però alla fine ti sollevano tantissimo, tantissimo. Cioè io tantissime cose non riuscirei a farle se non avessi le mie amiche. Sì, esatto. Perché non le riesco a fare, ma non perché non voglio farle, perché anche lì, attenzione, se tu non fai qualcosa è perché non c'hai voglia. E purtroppo quando sono malattie invisibili che non si vedono... Perché modestamente siamo meravigliosi. Perché poi ovviamente ci trucchiamo, ci vestiamo in un certo modo, comunque non è che andiamo in giro proprio così non, a caso. Non si vede, appunto. Non si vedono, ma anche se mi tocchi non è che io sento dolore, cioè nel senso, se è proprio quella giornata in cui ho le ossa proprio infiammate, se mi tocchi mi fai male. Però dato che non si vede niente, tu non riesci neanche a spiegarlo, perché è una cosa che devi solo esserci dentro per capirla. È anche difficile far intendere quello che vuoi fare intendere, perché tantissime persone appunto dici non ci riesco, e come non ci riesci? Cioè anche se devo partire, ho la valigia al trolley così che devo solo trascinare, io quel giorno ho la spalla bloccata, ok, c'ho l'altra, ma comunque è una forza che devo mettere, e se metto forza anche sull'altra mi si infiamma che l'altra. Quindi tantissime persone quando siamo magari in viaggio mi dicono ma come fai a non spingere un trolley? Non ci riesco, ma anche in treno me lo faccio. Comunque pazzesco, io sono un po' sorpresa della totale insensibilità, cioè anche una frase così, no, detta così, in un contesto in cui una persona realmente non riesce. Secondo me è doloroso sentirselo dire, perché comunque, cioè, stai mettendo in dubbio qualcosa che io provo, cioè, ma perché? Esatto, cioè, come se io mi diverto a raccontarti cavolate, come diciamo noi, se mi dovevo inventare una cavolata andavo a prendere una malattia più conosciuta, magari, o che si vede, che tu vedi che magari ho uno sfogo allergico, una frattura, mi fascerei una gamba, cioè, nel senso, non mi diverto a dirti che ho le ossa bloccate. Il fatto avere le ossa bloccate non è proprio una passeggiata, cioè, io veramente preferirei andare in giro o in stampelle o non so, con una lesione, piuttosto che non riuscire a esprimere quello che dicono le mie ossa. Già anche ieri lei mi fa: se vuoi, avevamo le buste della spesa, fa: se vuoi mi tieni lo zaino.
abbiamo, cioè noi ci scambiamo le cose, ci veniamo incontro, facciamo il turno della roba più pesante alla roba più leggera, ci smezziamo bene i pesi, a fare la spesa dobbiamo capire come imbustare bene la roba per non sentire dolore. Sono tutte cose che la gente quotidianamente non ci pensa, cioè... Per fortuna, Nico, nel senso, sì, non vogliamo che la gente stia male. Non è che devono provare quello che proviamo. Semplicemente però... basta rispettare, esatto. Tutto qua. Se ti sto dicendo una cosa. Ma tantissime volte quando sono tipo in posta al supermercato, dove c'è comunque fila e tu devi fare le cose di fretta, quando io non riesco a mettere bene le cose in borsa o nella busta, mamma mia, questa c'è tipo cosa. L'ansia perché la gente spazientisce, però... tu non puoi dire un attimo signora si calmi perché io ho male alle ossa, perché ti ridono in faccia. Ti dico, se ti hai male alle ossa te ne stavi a casa. In realtà, però la vita continua, cioè la tua routine, tu la spesa la devi fare, certo. Andare in posta devi andare in posta. E sono quelle cose lì, ma anche i corrieri, per dirti, io abito al secondo piano senza ascensore. Oh my god, sì. E ovviamente non è il problema solo di ossa, è il problema anche di cardiopatia, cioè se io corro per scendere da te, anche se è in discesa, a me viene il fiatone, cioè mi battiti da 80, quali sono 80-90 con la pastiglia, perché prendo delle pastiglie per far calmare il cuore, perché soffro di tachicardie, mi arrivano a 110, 115, 120. E tante volte io quando mi vesto velocemente scendo, c'è il corriere che mi citofona, signorina dov'è? Un attimo arrivo, però non puoi dirlo, cioè non puoi dire sempre un attimo, c'ho questo, c'ho quell'altro, perché poi sembri anche pignola, rompipale, che devi sempre puntualizzare tutto. Guarda che sembra una stupidaggine, invece potrebbe aiutare dare dei codici, ma anche i siti, per esempio, mm-hmm. Se tu hai una patologia o qualcosa, eccetera, mettere un codice sul il tuo pacco, così loro lo sanno che, cioè non è che si aspetta è perché tu non c'hai voglia di scendere, sì, sanno sì. Che c'è comunque una persona malata cronica e quindi devono avere un'accortezza. Sarebbe l'ideale, sarebbe. Guarda che non è una cosa stupida questa qua. Il punto è perché molte volte non neanche riconoscono le nostre patologie, cioè quindi non penso esista questa cosa, perché non vengono, a malapena vengono riconosciute. Oltre alla dermatomiosite ho altre malattie, tra cui la sclerodermia, una parente stretta della sclerosi multipla, è chiamata anche sindrome della pelle di pietra. Va a indurire tutto ciò che è rivestimento, sia interno che esterno. Quindi, oltre alla pelle, ha colpito i vasi sanguigni, il mio stomaco, anche lo stomaco ha un rivestimento sia interno che esterno, soprattutto quello interno, non funziona benissimo, quindi devo fare attenzione a cosa mangio. Frittura o qualcosa di eccessivamente solido, il mio corpo non lo vuole, quindi che so. Il torrone, per esempio, è una cosa troppo solida. Se devo mangiare della frutta secca, è bene che io, che so, la grattugi e la facciamo di granella. Ci sono addirittura periodi in cui si verifica il fenomeno di gastroparesi, cioè ci sono delle spinte che si chiama appunto peristalsi nel nostro stomaco, che consentono al cibo di andare giù e fare tutto il suo percorso. Ecco, queste spinte se non ci sono, chiaramente come tu ingerisci qualcosa, resta lì. Quindi e fa male, fa moltissimo male, quindi quando ci sono questi periodi si va appunto di roba frullata, comunque liquida, e lì ci sono sempre i soliti discorsi, ma mangi, ma non mangi, cioè, ora noi malati cronici per svariati motivi non abbiamo quasi mai controllo né sul peso né su cosa possiamo mangiare, quindi anche lì, cioè, continuare a fare domande su ma sei ingrassata oppure ma hai perso ancora peso? Non fatele, non vi interessa, ci guardiamo allo specchio, lo vediamo se cambia qualcosa. Sì. Non dovete per forza. Non che a me chiedono, ma mangi, ma tra poco sparisci, ma cose così. Io? Però io già di mio sono di costituzione magra, per di più tutti i problemi del caso portano non a mangiare poco, perché comunque mangio, ad assimilare anche poco. Stamattina che avete mangiato? Io latte, una brioche e vabbè, tutte le terapie. Vabbè. Io del latte di riso e una camilla.
Però ripeto, la questione peso è veramente particolare. Io ho passato tanti anni in sovrappeso, tantissimi. Solo poi negli ultimi periodi ho perso circa 30 kg per più che altro la questione gastroparesi, insomma, perché si è fatta un po' più pesantina. Ma quando ero, io sono arrivata a pesare anche 90 kg. Era un continuo: ma sei enorme, ma ti sei mai guardato, ma perché non ti metti a dieta? Faccio giornalmente qualcosa come 60 mg di cortisone, che sono tantissimi. Che ti gonfiano. Fatti tuoi, d'accordo? È già difficile così. Non c'è bisogno che vieni a puntualizzarmelo. No, poi io l'ho trovata sempre una cosa poco delicata. Cioè, qualsiasi tipo di commento relativo al corpo, al peso, secondo me non si dovrebbe fare. Anche perché ci sono tantissime persone che fanno fatica sia ad ingrassare che a dimagrire. Esatto. Quindi esatto. Se tu dici a una persona ti sei dimagrita, magari quella persona vuole mettere su massa grassa, sì, muscolare, cioè comunque gli crei un esatto, disagio. Esatto. E di conseguenza anche quando dice qualcuno che è ingrassato, non è che non lo vede che è ingrassato, esatto, o che è dimagrito. Cioè, una persona ha gli specchi a casa, non c'ha bisogno, esatto, che una persona vada lì. Ma tipo, a me non dà fastidio essere magra o che me lo si dica, però quando magari insistono, ma mangi, è proprio il tono che non va detto, sì, cioè che mangio, non va utilizzato. Ma non so dove finisce questo cibo, ok? Perché appunto prendo il cortisone, prendo quell'altro, sono tutte cose che vanno a intaccare. Diciamo, io sono molto molto fanatica della moda e dei tacchi. C'era un periodo in cui mi hanno fatto capire che se mi mettevo sui tacchi inciampavo, basta. Cioè, quindi dovevo stare attenta, dovevo praticamente camminare sulle nuvolette. E infatti adesso è da un annetto che vado avanti solo praticamente a sneakers. E prendo appunto anche farmaci per questo, quindi il gastroprotettore è d'obbligo, perché ok, non sono tutti farmaci pesanti o tutti farmaci che vanno a intaccare lo stomaco, però a lungo andare c'è quello che ti dà la nausea, quello che ti fa così, quello che ti fa passare la fame, quello che... ci sono tante cose che magari... Nel senso, non dico che gli altri non si devono lamentare per la febbre e l'occhio o la tachipirina, ok? Però quando ti senti dire, ma che sarà mai anche la tachipirina? Anch'io ho preso la tachipirina. Anch'io la prendo la tachipirina, però la tachipirina non fa quello che fanno i miei farmaci. Noi diciamo sempre, chiunque deve avere il diritto di lamentarsi anche di un'unghia rotta. Semplicemente non metterti a paragone, tutto qua. Cioè, è come se io adesso venissi a dire a te, vabbè, pure io sono stata discriminata per la pelle. Sono cose completamente diverse. Mm-mm. Cioè, sto minimizzando i tuoi dolori. Se dovessi trovare lavoro, sarà un lavoro, spero, a casa o comunque, appunto, facendo attività magari anche di YouTube e Instagram. A me anche alzare un microfono, sistemare l'asta, sono tutte attività che a lungo andare alla sera mi fanno trovare a KO. Se io scrivo a un'amica, una persona, oggi mi sono stancata, cosa hai fatto? Sono lì che tipo penso, oddio, per questa qua che è uscita e ha fatto mille cose, cioè se io gli dico che mi sono stancata perché ho smontato le softbox, questa non mi faccia. Quindi quando dico magari, ho fatto questo, quell'altro, e capirai, io invece ho preso il treno, ho fatto quello, ho fatto quell'altro, mi sono saltata le 6 del mattino. Io non mi posso alzare alle 6 del mattino, ok? Perché sennò mi devo svegliare alle 5 e mezza per prendere tutti i pezzi. E tante volte ti senti, tra virgolette, anche in difetto, perché dici, cavolo, gli altri fanno il doppio, però è quella, la stanchezza cronica è quello. Cioè tu ti svegli già stanco, come se, non dico come se non dormissi mai, ma quasi. Cioè tu vai a letto che, ok, hai dormito, sai che hai recuperato le ore, ma il tuo corpo no. Sì, esatto. Pazzesco. Quindi... Che poi sia chiaro, ci sono sia malati cronici che, nonostante tutto, riescono a fare la qualsiasi, sì, e altri che magari non riescono neanche a camminare. Quindi dico, ogni patologia, ogni malato cronico va preso a sé. Ma diciamo che vivi la giornata. Molto. Perché c'è la giornata in cui, appunto, spacchi il mondo. Quindi mi dicono, Ica, andiamo lì, e io, sì, facciamo. E giorni in cui mi dicono, Ica, ti va lì, e io, no.
tantissime persone mi dicono: ma perché non è l'ombrello, piove? Se lo tengo in mano, quindi devo tenere la mano fuori dalle tasche del cappotto, mi si bagna, il metallo è freddo, sono tutte cose che la persona ovviamente non ci pensa, perché dice: vabbè, mi bagno un pochino. Però a me il contatto con l'acqua, l'umidità, cioè mi fa secca. Cioè io sono arrivata dei giorni in cui arrivavo davanti a casa, dovevo avvisare a mia mamma che ero scesa dal tram e non riuscivo neanche a tenere in mano il telefono, a digitare, chiamare, o magari se era bloccata la spalla non riuscivo neanche a portare il telefono all'orecchio. Lei ha le ossa doloranti, io a causa della sclerodermia ho le mani che non funzionano benissimo, cioè ora qualcuno potrebbe dire: ma ti sei truccata? Esatto. Karen, non serve essere bodybuilder per truccarsi, ci vogliono movimenti abbastanza elementari. In più, dico, le mie mani non funzionano benissimo, cioè non si riescono ad aprire più di tanto né a chiudere più di tanto. Più di così non riesci a chiuderla? No, più di così no. Cioè, va forzata e comunque mi faccio male, né più di tanto riesco ad aprirle. Ora, ti rendi conto che aprire una bottiglia è un problema. E quindi noi abbiamo il nostro amato schiaccianoci, cioè lo schiaccianoci per schiacciare le noci, noi lo utilizziamo per aprire le bottiglie. Sì, sai o comunque elemosiniamo a qualcuno tipo: ma puoi aprirmi la bottiglia? Sì, hai presente che lo schiaccianoci ha tipo le curve in base alla grandezza? Sì. Ecco, noi cerchiamo quello adatto alla bottiglia, chiudiamo e con quello giriamo e fa il lavoro della mano, del polso. Perché se siamo a casa da sole possiamo morire di sete. Esatto, non beviamo. A proposito. Bravo. Sì. E sono queste piccole cose, queste piccole tra virgolette cavolate che la gente non pensa. Le danno per scontate. Anch'io, per esempio, molto io ingenuamente non ci ho mai pensato a questa cosa. Per fortuna, per carità, sì, no, per ma fortuna. Noi... No, però... è meglio così, nel senso che comunque ci sta. Semplicemente quando poi qualcuno te lo dice, tu generico mostrati un po' più sensibile. Esatto. C'è qualcos'altro che magari vi disturba? Anche per esempio domande indiscrete, che ne so? Beh, il non sembri malata. Ah, ok. Cioè, quella è la frase più... Quella è la frase che forse... più ci trigger in un certo sì, senso. Perché, cavolo, io ti sto raccontando tutta la mia storia, poi tu mi guardi, complimenti, non sembri malata. Ora, capiamo che c'è buone intenzioni sì, esatto, dietro, no? Però sono quelle intenzioni che tu dici... Tu rimani... Ok. È come quando ti dicono: sì, sei carina, però se fossi più magra saresti più bellina. Sono quelle frasi che sì, quasi dovrebbero sembrare un complimento, ma celano grassofobia, abilismo, anche razzismo. Una volta mi hanno detto addirittura: ma come faccio a crederti? Credi in Dio, credi nell'oroscopo con cui basi i tuoi rapporti con gli esseri umani, agli alieni, credi a qualsiasi cosa, non puoi credere a una malattia certificata e controfirmata da non so più quante aziende ospedaliere nel mondo, non solo in Italia, e non ci credi? Ieri ne parlavamo, mia prof di educazione fisica, con tanto di certificato, faceva la scocciata, perché io quando mi iscrivevo medie, superiori, cose così, portavo tutto il malloppo ospedaliero in diretta. Che questo tenete, se succede qualcosa mi dovete far chiamare a casa. Lasciando stare quando non si potevano usare i telefoni: ma Federica c'ha il telefono sul banco, pronto? Capite un po' la differenza? Mi serve, perché al primo sintomo, se voi non mi chiamate, ci penso io. Perché tantissime persone fanno: ma la segreteria è chiusa, ma non si può chiamare adesso. Oh, ma mia mamma ha il telefono in tasca al lavoro H24. Insensibilità. Ci sono anche le infermiere, le dottoresse. Io una volta sono stata ricoverata per un'infezione alle vie urinarie, perché ho anche i reni policistici. E quindi vabbè, mi ero presa questa infezione qui. Mia mamma H24 stava con me in stanza nonostante io fossi maggiorenne, e negli ospedali in alcuni reparti devi rimanere sola come un cane. Mia mamma stava con me, a un certo punto arriva questa dottoressa e mi fa: la mamma può uscire. Io ho detto: guarda, mia mamma sa vita morte e miracoli di me, non c'è bisogno che esca, cioè non devo dire niente di più di quello che non sa. E fa: ma cosa ci siamo portati, la badante?
Ti ha detto? Sì, sì, sì. Poi una volta invece è tornata, perché questa era la dottoressa che faceva al giro visite nel reparto. La mia mamma era giù alle macchinette, mi fa: dai, vado a farmi un giro, prendo una boccata d'aria. E questa è tornata, fa: ah, ma la badante è andata via? Non l'infermiera, la dottoressa. Quindi è peggio, perché insomma hai la mia cartella clinica. Ma perché... a prescindere non devi permetterti, punto. No, ma infatti, non però... devi permetterti. Sì, no, chiaro, ma non chiaro. Perché essere badante sia una cosa brutta. No, cioè... è sempre lì il tono. No, ma secondo me è proprio la frase in sé che è super infelice. Sì, sì, sì. Cioè, perché devi dire una roba così? Mia mamma rimane con me adesso quando nel 2014, facendo un intervento non invasivo al cuore, che mi sono entrati dall'inguine, si sono dimenticati di mettermi l'eparina, che è questo farmaco che scoagula i grumuli di sangue. E la nuova valvola con cui mi avevo messo durante l'intervento aveva creato un grumo di sangue e si è creata una microembolia polmonare. Quindi io di notte stavo soffocando. Non passava più aria praticamente. Cioè io nel sonno mi sono svegliata e dovevo stare dritta così. Io dicevo: mamma, io non riesco a respirare. Abbiamo suonato il campanello, quello che ti mettono lì a letto. Sì, sì, sì. E non veniva nessuno, nessuno. Sono venuti dopo tipo mezz'ora: signora, ha bisogno di qualcosa? Non ce la faccio. Sì. Allora io mi sono alzata due volte con mia mamma e ho detto: no, andiamo, perché poi avevo gli elettrodi io, ma i monitor ce li avevano in saletta infermiere. Quindi cosa ho fatto? Mi sono alzata due volte con mia mamma, che mi ha accompagnato, anche flebo e catetere, quindi capisci che una persona da sola come fa ad alzarsi? Cioè, un minimo di... Che oltre a non respirare ai dolori. Esatto, quindi oltre, sì, tutto quello, cioè oltre il coso del cuore, il respirare, hai anche i tuoi dolori classici dell'artrite reumatoide, tutte le menate. Sono andata lì, ho detto, mia mamma ha detto: potete controllarmi i valori di Federica? E le infermiere, nella tarda notte, tipo le 3 alle 4, mi fanno: no, vada, è tutto a posto, è normale che il cuore sia un po' così perché ha appena subito un intervento. Mia mamma fa: mi fate vedere qual è il monitor? L'hanno indicato, mia mamma fa: io l'ho portata al pronto soccorso per molto meno. E questa fa: signora, le faccia fare una passeggiata, la faccia calmare, prenda un po' d'acqua e torni a letto. Vabbè, così tipo un paio di volte circa, fino a quando all'alba non mi hanno portato in terapia intensiva. L'ossigeno ha tipo sparato 6 litri, 7 litri, quindi praticamente avevo l'aria. Perché appunto avevano, tra virgolette, sbagliato a non mettere questo farmaco. Però tu devi stare da sola in stanza. Cioè, se tu pensa hai... se eri da sola. Se ero da sola non ero qua. Mi lasciavano là, perché anche tipo avevo una compagna di letto che era una signora di 70 anni, stesso intervento, chiamava la notte, non arrivava nessuno, si alzava mia mamma, andava a chiamare per lei. È roba da matti. Ma ragazzi, così... però no, così non va bene però. Sì, perché io capisco che gli ospedali di Milano sono grandi, sono intasati di pazienti, però se io ti chiamo alle 3 di notte col campanello, che ti sto dicendo che sto soffocando, però poi quando vuoi, quando hai tua madre vicino, ti tirano le battute: ti sei portata alla badante. Sì. Mi sono portata la badante, va bene? Perché mia mamma è la prima che mi conosce, cioè lei, se io non mi posso vedere, perché ovviamente non è che in ospedale ci sono specchi ovunque, mi dicono: guarda che sei bianca, chiama qualcuno, mi fa provare la pressione, i battiti, qualsiasi cosa, mi fa dare qualcosa, cioè io da sola cosa faccio? Manca proprio sensibilità, ma in generale, cioè non è solo il mondo esterno, è anche il mondo in cui siamo abituate, tra virgolette, a frequentare noi, gli ospedali è pieno. Ma tu pensa che una volta ho letto, poi se dovessimo cominciare a parlare di tutti i soggettoni da ospedale e da scuola, cioè il video durerebbe 4 ore, fidati. Potremmo scrivere un libro. Sì. Infatti qualcosina la sto scrivendo io, però sì. L'idea di educare la gente mi piace abbastanza, anche perché io ce l'ho fatta, nel senso, Adele è qua oggi, perché comunque Adele ha sempre avuto un supporto familiare meraviglioso, che dopo anni di bullismo continuo puoi anche non farcela più. E non nego che comunque ho passato momenti veramente difficili. Cioè, quando tu stai male, quando va tutto male perché hai le malattie che si sono riacutizzate, quindi hai dolore ovunque, hai l'ansia di: mamma mia, ste robe stanno facendo danno, chissà che cosa combinano. Tante volte mi sento dire: ma pensa a chi ha il cancro? E io mi metto a ridere e dico: io ce l'ho avuto. Perché le autoimmuni te lo possono portare. Il cancro altro non è che
una modificazione delle cellule che cominciano a riprodursi una dietro l'altra, il sistema immunitario non riesce a fermare questa produzione continua. Non dire pensa che è il cancro, perché potrei averlo, posso averlo avuto, posso averlo in questo momento in cui parliamo. Non è assolutamente un problema, cioè detesto questa cosa di allora devi pensare a chi sta peggio. Voi avete una community di persone che hanno la vostra stessa Allora, io faccio parte di un'associazione che si chiama Remare Onlus. Si occupa appunto di dare supporto anche psicologico a bambini e ragazzi affetti da malattie autoimmuni, principalmente poi anche metaboliche. Ed è un'associazione di Palermo. Poi la scriviamo sotto. Ti mando i link, sì, se vuoi. Sì, sì. Con loro appunto stiamo facendo varie attività. Per esempio l'anno scorso abbiamo fatto una prova e diventerà poi canonico effettivamente il progetto appunto Remare nelle scuole, cioè la prevenzione al bullismo, l'educazione al diverso. Sono andata io nel mio liceo a insegnare ai ragazzi cosa fare e la mia vittoria ce l'ho avuta quando i professori si sono arrabbiati. Davvero? Sì, perché hanno detto che stavo inventando tutto e io a quel punto ho detto beh, allora domani davanti a tutti i ragazzi venite e venite a dirmi davanti a tutti che stavo inventando tutto quanto e davanti anche alla dottoressa che mi ha seguito. Cioè, fatelo. Negano davanti... Cioè, tant'è che ho detto guardate che questo si chiama gaslight. Nella scuola abbiamo fatto una prova ed è andata molto molto bene perché se i professori si sono arrabbiati i ragazzi invece si sono mostrati veramente ma veramente molto attenti, molto, cioè sono stati tutti molto empatici. I ragazzi non si sono arrabbiati, non si sono arrabbiati quando io ho detto non voltatevi dall'altra parte, perché ripeto, molte volte la cosa che mi faceva più male non era tanto la presa in giro quanto il fatto che tutti quelli che guardavano la presa in giro non dicessero niente. Indifferenza. Utilizzo la frase di Liliana Segre: non mi spaventa la cattiveria dei cattivi, mi spaventa l'indifferenza dei buoni, che è diverso. Ti trovi veramente a combattere con delle cose ovvie, ma che la gente non vede, non capisce, non ci arriva. Siamo sicuri che non vede o non vogliono vedere? Non vogliono anche vedere. Non vogliono vedere. C'è qualcosa che vorreste dire alla community che vi sta guardando? Parlate. Non state mai zitti. Lamentatevi se c'è qualcosa che non va. Se avete dolore, sia fisico che psicologico, perché c'è anche il dolore psicologico associato alle malattie croniche, ma comunque in generale il dolore psicologico è tremendo. Circondatevi di persone che sono disposte a venirvi incontro, mandatele via tutte quelle che vi voltano le spalle o minimizzano il dolore, che siano anche familiari. Cioè ci sono anche familiari. Sì, quelle persone che... non vanno bene per voi. No, non è che vabbè, se un familiare gli devi voler bene per forza, se ti tratta male comunque, punto. Perché voi zitti non ci dovete stare mai. E soprattutto siate gentili, sempre, sempre. Se c'è un qualcosa che non capite, informatevi, chiedete nel rispetto, però non ignorate, ecco. Cercate di sempre di andare incontro a quella persona, a quella cosa. Andate oltre la vostra prospettiva. La cosa più bella che potete fare per un malato cronico è informarvi su quello che ha. È molto bello, fate capire che effettivamente a quella persona ci tenete, esatto. Se ci tenete. Tipo a me su Instagram ogni tanto, scusa. Sì, no, vai. Io parlo di abbigliamento petit, faccio una guida sulle taglie piccole, vestiti appunto per chi dovrebbe fare 20 risvoltini e tantissime persone mi scrivono, cioè tantissime, ogni tanto qualche persona mi scrive guarda anch'io questo, mi sento capita. Non state lì a quella si lamenta, quella dice così perché vuole esagerare, non potete mai sapere. Anzi, una persona se ve ne parla, perché io comunque ne parlo dei miei controlli, molto, cose così, molto disponibili, e cioè se ne parla è perché comunque vuole mandare un messaggio. Quindi non vi tirate indietro, se c'è un qualcosa che volete approfondire, cioè qualsiasi cosa, fatelo. Cioè i social servono per socializzare, per capirsi, per capire, per conoscere, per documentarsi, visto che comunque sono il nuovo mezzo di comunicazione,
Quindi fatelo, cioè non state a ignorare, non dite appunto quella persona è esagerata, scrivete. Non voltatevi dall'altra parte. Esatto. Ma voi vi dicono mai che fate tipo le vittime? Sempre, sempre. Sì. Infatti io dico sempre sì, lo faccio perché lo sono. Quello è il punto. Sì, tipo, faccio perché lo sono. Tu ti nascondi dietro ai dolori. No, io non mi nascondo dietro ai dolori. Io sono vittima di un corpo che tenta di farmi fuori giorno dopo giorno. Quindi sì, sono una vittima. È giusto che io lo faccia. Punto. Sì, siamo vittime del nostro corpo. Quindi... Bene, ragazze, grazie mille per questo racconto. Io spero che possa aver sensibilizzato chi non conosce queste patologie e possa aver trovato magari in voi un punto di riferimento, perché sicuramente ci saranno delle persone che magari soffrono di patologie rare. E invito anche la community a scrivervi, poi mettiamo anche i vostri riferimenti. Dite, magari mettiamo anche il tuo canale YouTube, Instagram. Sì, va bene. Anche il tuo Instagram, visto che tu non hai YouTube. E niente, se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scriviamo hashtag empatia. Esatto, ci sta. Sono molto felice. Anche noi, anche perché dico, qualsiasi cosa, qualsiasi gentilezza non sono mai scontate. Non è scontato che qualcuno ci voglia ascoltare. Non era scontato che tu lo facessi. Anzi, molto. Esatto, grazie per averci regalato il tuo spazio. Esatto. Ma figurati, tempo. No, cioè, per me non è scontato assolutamente. Sono cose a cui teniamo, di cui appunto troveranno qualche contenuto anche sul mio canale, perché ho caricato dei video con lei. Perfetto. Ci sono tre video che abbiamo fatto insieme. In realtà uno è un vlog. Esatto. Un vlog dove facciamo una mia visita, cioè andiamo a fare una mia visita. No, mettiamo poi il link anche di quelli. Sì. Mettiamo il link anche di quelli, sì. Sì, sì. Così possono andare a vedere anche una giornata, un vlog diverso, perché tutti i vlog che si vedono sono della giornata, di studio, Fashion Week, eventi, e che per carità anche io ho, cioè sopra il canale ci sono vlog di eventi, non è che non ci sono, però c'è anche l'ospedale, che è l'altra parte che ci rappresenta, che è quella che ci consente comunque di andare avanti. Siamo estremamente tranquille e aperte veramente a qualsiasi cosa, a qualsiasi tipo di argomento. Sì, ragazzi, se avete anche delle domande, mi raccomando, nel rispetto e nell'educazione, ma tanto io lo so come siete, come siamo anche, perché comunque noi siamo una bellissima una bella community. Sì. È bello, sì. Scrivete alle ragazze, che secondo me sono anche magari felici di insegnare delle cose per sensibilizzare. Sì, sì, perché sì. Alcune persone ci nascono, tipo con la cardiopatia, io ci sono nata senza l'arteria valvola polmonare, però alcune persone lo scoprono anche a 14, 20, 30 anni, 50 anni, si trovano la vita sconvolta. Le malattie autoimmuni, dico, le cardiopatie possono essere appunto... Sì, però nel senso... Però le autoimmuni possono arrivare da un momento all'altro a chiunque. Io ho un'amica che ha avuto qualcosa, quindi so bene... Ma anche a livello cardiologico io dico non fatevi scoraggiare, alla fine la medicina va avanti. Perché vi trovate una cicatrice in più sul corpo, cioè raga... È per la vostra salute, chi se ne frega. Ma soprattutto se trovate qualche medico che vi scoraggia o minimizza, cambiate. Cambiate medico. Cambiate, anche una decina dovete vederne, ma cambiate, andate avanti, non cambiate, vi fermate medico, mai. Cambiate amicizie, mai. Cambiate. Esatto. Il 2020 è cambiamento. Pure. Esatto. Ma mi piace questa chiusura così. Un bacione, ragazzi. Ciao. Ciao, 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 ciao.